Allora, non so se ve ne siete accorti, ma stanno preparando un mondo assurdo quello che ci aspetta in futuro. Allora, non è facile fare un video del genere dopo che è successa la tragedia nazionale, cioè l'Italia che è stata eliminata dalla Svizzera ed è stata spianata come un tombino a livello di Lugano. Perché sai, sono cose importanti, i ragazzi, vabbè, li aspetteremo all'aeroporto, a meno che siano già andati magari a Ibiza al mare. Stanno preparando un mondo assurdo. Sì, e la gente non si sta accorgendo di una cosa. Io allora, ragazzi, stavo tornando l'altro giorno dalla zona del Piemonte e mi sono fermato in un posto, in un'area di sosta. Ho visto i prezzi in un'area di sosta, dei prezzi allucinanti, patatine a 6 euro. Cioè, alla fine sono entrato dentro, cioè non ho comprato niente, ma non per taccagneria, perché ho visto dei prezzi assurdi. Io mi sto rendendo conto che, ma anche lì mi sono fermato a un baretto, a un baretto, cioè ho preso una lattina di coca, 4 euro, cioè stanno portando i prezzi a dei livelli allucinanti, cioè stanno preparando un mondo che io non so dove arriveremo. Io non so dove arriveremo. Cioè, ma la gente non si sta accorgendo del costo della vita allucinante. Cioè, l'ultima volta che sono stato all'aeroporto, cioè non era in tutti, devo dire, io sono sempre corretto quando faccio informazione. Non era in tutti i posti. Ma ho visto un posto dove vendeva i panini a 14-15 euro, vabbè, dall'altra parte li vendeva a 9-10, eh. Cioè, uno mi dice, vabbè, però l'Ambre, sai, le aree di sosta, gli aeroporti, il barettino in fronte al lago. Sì, vabbè, ma parliamo del prezzo della benzina? Parliamo del prezzo delle autostrade? Ma io quanto ho speso di autostrade? Qui in Germania, da Basilea fino ad arrivare dove sono, zero, zero, zero. Sono stato, se prendessi adesso e vado a Berlino e torno indietro 50 volte, non spendo niente. Quanto ho speso di autostrade quando sono stato giù con Zaccaria? Che abbiamo girato fra Toledo, Avila, Alicante, siamo andati di qui, siamo andati di là. Pagato 8 euro un pezzettino. Il resto è tutto gratis. Ma quanto paghi in Svizzera di autostrada? Gratis praticamente, sono un bollino di 40 euro all'anno per uno svizzero che hanno gli stipendi quadruplo rispetto all'Italia come fossero 10 euro all'anno. Non mi dici, ah, ma la Svizzera è piccola. No, perché in percentuale c'è autostrade più che da noi. Andiamo in Germania, che è più grande dell'Italia come terreno, sono gratuite. Andiamo in Belgio, sono gratuite. Andiamo in Olanda, sono gratuite. Andiamo in Inghilterra, sono gratuite. Oh, sono uscito a Chivasso da Milano, cosa ho pagato? 17,90, 18 euro. Cioè, fra andare e tornare, quasi 40 euro di autostrada. Un'ora e mezza di strada, forse neanche, forse un'ora e un quarto. Ma allucinante. Ma non dovevano mica nazionalizzare, ma non dovevano mica abolire la legge Fornero, ma non dovevano mica abolire le accise, ma non dovevano fare di qui, ma non dovevano fare di. Ah no, vabbè, ma tanto dopo li votano lo stesso. Io non lo so, non lo so. Ma non dovevano fare un salario minimo? No, quello no, quello non l'avevano detto. Quelli sono contrari. No, è meglio far lavorare la gente a 5. Almeno su quello i destroy dei liberisti sono coerenti. No, meglio far lavorare, meglio far arrivare la gente a burloni e farla lavorare a 5 euro all'ora. Intanto per quello che loro va bene, che far arrivare il più possibile. Così almeno lavorano a 5 euro all'ora, gli va bene, mettendoli in concorrenza con altri disperati. Poi i disperati cosa fanno? Oh, lavorano queste 5 euro all'ora. Vabbè, allora qual è la soluzione? Andiamo a votare quelli, bravi.
Cioè, non avete capito che questo sistema veramente ci sta portando. E mentre faccio questo video, sto vedendo qui sotto, perché sono in un posto adesso, dove qui sotto c'è la sfilata di quello che anzi, su questo dovrei fare un nuovo video. Dovrei fare un video, perché guarda, da qui, anzi, con gli occhiali li vedo anche meglio, guarda. Qui sotto, dove sono adesso, c'è la sfilata di quello che è il sistema capitalista neoliberista. Guarda che bella, guarda che la sfilata. Che poi, cazzo, quasi tutti questi furgoni sono quasi tutti di una marca francofona. Sono tutti al 90%. Qua, guarda qua ce n'è. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce ne saranno una cinquantina adesso. Di questi qui, che sono qui, con il loro bel furgone, in una bella area di sosta in Deutschland, a lavorare per 1000 euro al mese, a dormire adesso al caldo. L'altro giorno c'è un caldo assurdo, caldo, freddo, fa niente, caldo e freddo. A lavare i panni lì così perché c'è il gabinetto, mangiare il panino, però adesso a 1000 euro al mese, 7 giorni su 7, tutti i giorni in giro, poi magari dai 2 settimane al laghetto, lo facciamo 2 settimane di vacanza al laghetto, però adesso sono liberi, prima stavano a casa loro, facevano un mese di ferie pagate, alla sera non dormivano nel tetto di un furgone, erano a casa loro, ok, con la moglie, i figli, a fare 8 ore al giorno, 5 giorni su 7, sabato e la domenica erano al laghetto, un mese al laghetto e 15 giorni all'anno di terme pagate. Quando c'era quell'altro sistema, quando c'erano i cattivoni, c'era il cattivone, quando c'erano i cattivoni, quando c'era il socialismo reale, i cattivoni. Adesso invece sono liberi. Guarda che bella libertà. Peccato che non posso girare la telecamera perché sto facendo il video. Guarda che bella libertà, guarda che bello. Sono liberi, liberi di fare 15 ore al giorno, tutto l'anno, dormire nel tetto del tetto. E questo è il sistema, che bello, Stanno, e il nuovo esperimento del destrismo neoliberista al confronto di quello che invece era il sistema, quello che, quello non va bene, no, lo stanno facendo adesso in Grecia, dove adesso faranno la settimana di 6 giorni lavorativi a settimana. Ma la gente va bene? Li applaude? Sono contenti? Sono felici? Bravi! Bravi! In 30 anni gli hanno tolto tutto quello che era stato conquistato nelle lotte operaie degli anni 60-70. Adesso che faranno anche loro? Perché prima iniziano dalla Grecia, poi arriveranno in Italia. Faranno 6 su 7, lavorare, costa la vita assurda, saranno ancora lì, bravi, brava, contenti voi, contenti tutti.